Ben trovati ancora con Zoom, ma apriamo una finestra per scoprire uno spicchio di Puglia che arriva dall'altra parte del mondo, che arriva negli Stati Uniti, a New York. Ce ne parla Giovanni Di Benedetto. Giovanni. Sì, buon pomeriggio Donatella, qui sono le 11:30 del mattino, noi ci troviamo ad Hoboken, siamo nel New Jersey, alle mie spalle la Francis Church, la chiesa di San Francesco, dove in questo momento, mentre andiamo in onda, lo state vedendo dalle immagini del collega Attilio Calvaresi, si sta celebrando la messa in onore della Madonna dei Martiri di Molfetta. La Madonna dei Martiri di Molfetta viene celebrata qui ad Hoboken dalla folta comunità di molfettesi che si trova dall'altra parte, dicevi bene tu, dell'oceano. Ci troviamo in Jefferson Street, questa processione avviene nel corso dei 4 giorni dell'Italian Hoboken Festival, il festival dedicato cioè appunto alla Madonna dei Martiri, organizzato dalla comunità dei pugliesi qui ad Hoboken e quindi in particolar modo dei molfettesi. Abbiamo assistito questa mattina presto alle 8:30 alla vestizione della statua della Madonna avvenuta da parte delle donne di Molfetta, poi abbiamo assistito all'inizio della processione però composta solo da uomini. E adesso, dopo una pausa all'interno di una casa della comunità dei molfettesi nel mondo, siamo arrivati qui in chiesa dove si sta appunto celebrando la messa. Qui con me ci sono due molfettesi che si sono trasferiti quando erano piccolissimi ad Hoboken in America, figli naturalmente di emigrati per motivi di lavoro. Qui a fianco a me Paolo Desario, che è il presidente del club della Madonna dei Martiri, e a fianco a lui la bella moglie Anna Annese. Sono entrambi di Molfetta. Allora Paolo, sì. Tu che sei il presidente, come sta andando questa festa? Sta andando bene, speriamo che il tempo si mantiene, che stava a piovere fra un giorno fa, ma si spera che il tempo è buono oggi e tutto va bene. Siamo alla messa, dopo la messa mettiamo la Madonna sopra la barca e facciamo la processione durante le strade, e andiamo alla barca per mettere la Madonna. Poi esce la Madonna alla barca, andiamo sul dentro della festa con tutte le persone, andiamo in Ave Maria e prendiamo la sera, facciamo la ritratta. La ritratta è in molfettese. È la ritratta in molfettese. Qua facciamo un po' di fuochi artificiali qua e poi stasera verso le 9:30 sono i fuochi grandi sull'acqua di Hoboken. Diciamo che questa manifestazione si tiene lungo il fiume Hudson, che poi separa Hoboken dalla città di Manhattan, dove ci sono tutti i grattacieli che abbiamo mostrato questa mattina. La processione avviene come a Molfetta in mare, però qui avviene sull'Hudson, sì. Sul fiume, perché? Perché non c'è il porto di Molfetta qua, non c'è il lungomare qua, so. Noi siamo lungo Hudson River, siamo, so. Quello che possiamo fare facciamo, per fare autenticare la festa come sta a Molfetta. Quanto vi manca Molfetta? Io da 94. Quanto vi manca la città? Quanto la desiderate? Quando desiderate tornarci? L'anno che viene voglio andare, perché i figli miei vogliono andare per vedere la città e stanno a morire per andare all'Italia. Andiamo, so. L'anno che viene facciamo una scappata. Quando sei venuto qui per la prima volta? A Molfetta? No, qui ad Hoboken. Hoboken era 1968. Sto qua un 40, non voglio dire l'età perché sono fatto vecchio, ma 40 anni fa. Donatella, diamo spazio anche alla moglie di Paolo, Anna, più piccola di lui, siete? Siete la stessa età. Più giovane. Da quanti anni sei qui allora a Molfetta? Io sono venuta qui a America quando tenevo 5 anni, anche io, per incominciare la scuola, e manco anche io dal 94. Che cos'è per te la Madonna dei Martiri? Per me è tradizione di famiglia e ricordi bellissimi di Molfetta. Quando è cominciata questa tua passione, questo tuo, perché ci tenete così tanto a questa Madonna? Perché sono ricordi di quando ero bambina e allora quando sono arrivata qui volevo mantenere quelle tradizioni di famiglia e quando l'ho visto qui in Hoboken ho detto allora sono a casa e quando ho trovato a Paolo, lui e il padre già erano in questa società e allora mi sono pure io involve un poco di più che ero nella società e mo sono i bambini miei che stanno a entrare nella società e allora quando Paolo è troppo vecchio per camminare teniamo i nostri figli che possono portare questa tradizione forte. Vecchia
cammino. Che messaggio vuoi mandare a chi ti sta ascoltando dall'Italia? Magari i molfettesi. Oh, I love you Molfetta. E tu Paolo? Venite qua a vedere la festa. No, so che 6 persone vengono a Molfetta a vedere la festa, però facciate una prova, venite un anno qua e vedete qua come se la stiamo fare uguale come lo state facendo voi là. E se noi facciamo i sbagli, facci sapere che possiamo aggiustare. E poi facciamo cambi. Noi veniamo là, tu vieni qua. Saluti, guys. Donatella, noi naturalmente come potete vedere siamo diventati honored guest, siamo gli ospiti d'onore di questa comunità di molfettesi ad Hoboken e con questo saluto da parte di Paolo e di Anna vi restituiamo la linea per i prossimi collegamenti, cercheremo di farvi vedere altre tradizioni della molfetta trasferita oltre oceano e qui ad Hoboken. È tutto. Di Benedetto da New York. Torniamo a